Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno. Oggi è il 14 di gennaio del 2024, siamo a Mascarino per la camminata dei presepi. Sì, eccoci, pronti? Allora, signori, se venite un attimo qui, di fronte partiamo da qui, ok? Da sotto, dietro l'arco. Benvenuti a Mascarino, come ogni anno, questo è un appuntamento fisso, una tradizione che si ripete, quindi ringrazio tutte le associazioni che hanno contribuito a realizzare questa ennesima attività sul nostro territorio. Devo ringraziare anche le associazioni sportive che sono qui presenti con tutte e tutti voi. E questa è una giornata bella per la nostra comunità, perché comunque si tiene una manifestazione sportiva, ma anche una manifestazione di grande condivisione tra la gente, tanto voluta da Angelo Paleschi, che ricordiamo sempre con grandissimo affetto. Non è neanche non lo so, però guida un camion di ha tagliato. Ma guarda, in realtà adesso inizia a stare risultato. Comunque buongiorno. Mantenere la destra, per favore! Oggi c'è anche la competitiva. Questi qui. Questi non sono capelli bianchi, è ghiaccio che mi si sta formando sui capelli, eh. Ci sono anche dei capelli bianchi, però non così tanti.
Buongiorno. Ma chi abbiamo qua? Non so, ci vuoi far la scelta. Buongiorno! Lo so. Ciao, dai! Ah, ma guarda te, arriviamo allo stesso momento. Qui abbiamo tè e biscotti. Mi ero lavati i capelli ieri sera. Fantastico, me li dovrò rilavare. Bene, mi sono fermata al ristoro tipo mezz'ora a mangiare tipo due etti di biscotti. Mi sono ripassati davanti tutti, ma li devo riacchiappare. La cosa bellissima dei capelli, cioè che sono proprio congelati, cioè instichiti. Dai, abbiamo quasi finita anche questa. Abbiamo preso tanto freddo oggi, ma per abbiamo preso. Non so se noti i capelli congelati. Metti muovi ancora. Ah, allora più qua. Siamo arrivati, quindi vi metto il riepilogo di Comotti in 3, 2, 1. Qui abbiamo della robina buona, qui dietro c'è la premiazione, intanto perché oggi appunto c'era anche la competitiva, mi si stanno scongelando i capelli e quindi sono tutti bagnati. Premio di partecipazione, il doccia schiuma Bionfè. Qui abbiamo il ristoro ufficiale, diciamo, della camminata, perché quello fuori in realtà è quello dei quasi atleti. Questa è poi la camminata dei presepi, perché dentro la chiesa ci sono ancora tutti i presepi. Dai, questi sono carini però. Sì, è buffo. Recensione della camminata. Allora, io devo dire che questa cosa che c'è la nebbia così mi è piaciuta tantissimo. È stupendo il percorso così con la nebbia, che non si vede niente, tutto offuscatissimo, bellissimo. C'è anche la chiesa, così è uno spettacolo proprio. E comunque vabbè, il percorso sarebbe stato probabilmente bello lo stesso, in mezzo ai campi, così, e tutto sul pari, tutto su asfalto, però quindi un po' fastidioso per i piedi. C'era il ristoro a metà, tu però immagino no, con il tè caldo, e là era veramente caldo, qui invece no, era freddo ormai. I biscotti, e anche qui vabbè, ovviamente c'è niente da dire sul ristoro del quasi athletic con la polenta e ragù, ottimo. E però c'era anche dentro comunque buon ristoro. Quando siamo arrivati noi non c'era quasi più niente, però vabbè, capita. E anche premio di partecipazione, il bagno schiuma buono, quello serve, si usa. Mi raccomando, domenica prossima tutti alla Galaverna.
quest'anno torna il percorso da 20 km e se volete fare una cosa molto furba, venite sabato pomeriggio a fare le iscrizioni, a prendere già il premio di partecipazione. Potete scegliere tra fare l'iscrizione con la maglietta a 9 euro oppure con il premio di partecipazione, che non ho chiesto esattamente cosa ci sarà, forse le peschine, non lo so, a 2,50 euro. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo numerosi. Ci saranno lauti ristori lungo il percorso e soprattutto all'arrivo. E soprattutto ci saremo noi, voglio dire, cioè, vedrete le nostre belle faccine, abbiamo Bimbo Gnocco, cioè tanta roba. A domenica, ciao ciao. No vabbè, qui nella macchina si è formato un ghiacciolo, bellissimo, ok.